Però il problema è ti che ti rivedi mai? Ti riascolti no, mai? Mai. Questo è l'errore che io faccio, ad esempio. Mai, perché per un motivo molto semplice. Primo perché riascolto le parti che vanno a finire su Instagram o su TikTok. Quello sì, perché ogni tanto mi ricapita, però sono cose brevi. Io non riascolto mai perché non ha senso. Cioè, sì, non sì, ha sì, senso sì, perché sì. Poi ti colpevo. Io se riascolto sono sicuro che trovo che vorrei cambiare tutto. Dunque, che cazzo lo faccio a fare? Per bravissimo, stare male. Esatto, cioè, per stare male. Un sacco di difetti. Ma dopo. Sì, trovi tutti ti i difetti del mondo. Cervello, ma perché non gli ho chiesto questo? Qui devo entrare sì, così, sì, qui sì. Devo dire così, quell'altro lo devo tenere di più, sì, quell'altro sì, di meno. Che cazzo l'ho tenuto quello a fare? Non l'ho fatto bene a chiamarlo. Ma che no. Non serve a niente. Sì, sul vero, momento vero. Già so se ho sbagliato o no, intanto. Sì, perché già so se devo fare qualcosa che non ho fatto, se ho esagerato, eccetera. Per cui risentirsi, uno dice. Io magari a volte ti serve per migliorare. Secondo me no. Secondo me no, secondo me serve solo a colpevolizzarti. I feedback della gente magari ti migliorano. Se te li ascolti i feedback delle persone, gli dai peso? Poco. Poco, nel senso che non sono uno che non sono uno che legge i commenti. Te ne sbatti il cazzo? No, ma non è che me ne sbatto il cazzo, cioè me ne sbatto dei commenti sì, abbastanza, perché già so dove ho sbagliato, capito? Cioè io già lo so se ho sbagliato qualche cosa o se potevo fare meglio. Poi alcuni commenti li ascolto perché sono di persone che stimo, ma persone che me lo dicono sinceramente, non reazioni hater, immediate sul web, dice cazzo, ne leggo i primi 10, poi non leggo più. Infatti l'unica cosa che non capisco è quelli che si attaccano agli hater per una narrazione su se stessi, cioè sono gente che vuole semplicemente speculare sugli hater, ancora peggio, capito? Cioè parlare di hater non ha senso, togli sì. I commenti sì. Dai tuoi social. È vero, hai ragione, cioè chi fa la vittima che dice ah, io gli hater, io non sopporto le vittime degli hater. Effettivamente. Meno che non ci siano casi particolari, sì, certo, ovvio. Di ragazzi, giovani. Perché poi si va anche, ma si anche supera lì, un limite. Ma anche certo lì, punto. Ma togli i commenti, sì, appena sì, ne sì, vedi sì. Due così che ti disturbano, perché non è che tutti hanno la scorza dura come me, che si fa scivolare le cose addosso. Togli i commenti, ma non è obbligatorio avere i commenti, non è obbligatorio stare su internet. Bravissimo, esatto. Dal cioè, momento che ti ci butti devi essere cioè, disposto a è una cayenna merda, no? Che qualcuno vorrebbe regolare, ma non possiamo fare la polizia di già c'è una polizia su internet, come sappiamo, sì, visto che scrivi sui vari social, cazzate, a banano. Seconda dei social, eccetera. Già c'è questo tipo di polizia, lo sappiamo. Ma vogliamo fare la pulizia dei commenti? Dire, a me ma... quelli che fanno le cause ma portano in tribunale ma... gli hater. Io vado pazzo per queste cose qua. Ma hai portato in tribunale uno che ha come si chiama XU Bambolina, cioè Bambolina, hai portato in tribunale perché ti ha detto sei una testa di cazzo, un pezzo di merda, oppure hai insultato tua madre o tuo padre. Ma che cazzo te ne frega? Dice cazzo, l'ho trovato, io e il mio avvocato l'abbiamo trovato finalmente, che poi non è complicato, no? Basta. Esulta. È bello, l'abbiamo provato, e questo ha pagato 5.000 euro. Bravo. E allora che hai risolto? Ma lo sai che dal momento in cui metti ti la faccia ti sei solo avvelenato, perché cioè, arrivano comunque. Ma te anche all'inizio se ne sbattevi? Io proprio come adesso? Sì, 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 io non ho mai, mai, c'ho mai fatto no, perché ho sempre pensato che fosse un modo per passare male la giornata, a meno che uno non ci abbia bisogno di soldi e si voglia rifare con gli hater delle proprie mancanze finanziarie, succede. Cioè, sì, dici strategicamente? No, diciamo, non pezzi grossi, ma qualcuno, chi fa causa per soldi a questi qua? È solo perché ha bisogno di quattrini, altrimenti non lo farebbe mai, non è che per la propria dignità. Non è che la propria dignità può essere meno, cioè può essere compromessa da uno che si chiama Fahrenheit 54 che ti dice tua moglie è una puttana. Cioè, ragazzi, ma di che parliamo? Sì. Abbassate un attimo sta affare. Siamo in barca. Querele quante ne hai ricevute in questi tante, anni? Tante, perché purtroppo la gente appunto pensa di risolvere le controversie in questo modo, ma io lo trovo una follia. Io non ho mai querelato nessuno. Una volta ho querelato uno perché mi aveva scritto che ero un serbo in televisione degli Agnelli, anzi che ero in televisione in quanto in quota Agnelli Calcio, Juventus, mi sono incazzato, l'ho querelato, ma poi ho ritirato la querela a un certo punto. Pensate, cioè non... Davide è vero invece quando dice ti querello, lo fa davvero? Lo fa, ogni tanto lo fa, quando sono cose che riguardano il suo ebraismo lo fa, quando pensa che è stato offeso in quanto ebreo o che ci sia un'ipotesi di razzismo. Ci tiene molto me... a quella cosa? Lui. Sì, ognuno tiene le sue cose, se lui pensa che questa cosa qui sia una cosa che abbia offeso lui e il suo essere ebreo, è giusto che lo faccia. Chiaro.